Mare, monti, monti, mare. Il 4? C'è chi lo chiama il 4. Chiamiamolo il 4, dai. Il budello mi sembra un po'. Eccoci! Nuovo video! Oggi abbiamo ospiti illustri, Carlo e Roberto. Autostrada, perché siamo andati a fare enduro al mare, quindi Conero. Bello il Conero, come si vede bene, va? Ah, bello, bello, dai, bello, bei bello. Sentieri tirati bene, un po' tecnici. Abbiamo fatto il 4, esatto. Poi abbiamo fatto le Tre Grazie, poi il tossico e poi il matto. Occhio. Sentire inizia qui adesso. Beh, le piante sono vicino. Io chiamerei più culo. Adriano già aveva questo. Trovi lì design A1. Io da 4-5 anni porto un Urge Supra Trail, se non sbaglio. E devo dire che questo è molto molto più confortevole. Sembra di non portarlo. Leggero. E ottima protezione anche, che grazie a Dio non ho testata. E ventilazione soprattutto. Ottimo casco. Hai lasciato 2 euro di mancia alla macchinetta automatica? Fammi capire. No, fammi capire. Guarda, c'è un lago. Un lago. C'è un lago. Ma no, questo è più bello. È già fatta la foto, volendo. Vadi, vadi, dottor. Vadi. Boom. Quasi. Porca puttana! Piano, piano!
lo vorrei aver bucato un'altra volta. Questo è l'imbuto, ragazzi. Passate larghi come Fabriano, lo vedete dritto, sì. C'è da fare niente. C'aveva paura dell'imbuto? Io. Guarda, ti metti largo come sta Adriano, così lo vedi dritto, non ce ne fa niente dentro. Pure indietro, lasci i freni. No, ma io non farò mai. Voglio vedere come cazzo vuoi. Guarda, ho detto qua, scusa, eh. Chi va, ragazzi? Guarda, vado io, vado io. Culo indietro, senza freni, e laggiù freni come te pare. Se non vieni giù da lì, non vieni più. Lì c'è una curva stretta. Uh-huh. C'è in alto una roccia a sinistra. Sì. In ceppo di radice. Passi veloce sopra la roccia e scavalchi la radice che sta dritta. Ah. Il drop non spieghiamo niente. Chi lo fa a destra? Ragazzi, qua giù in fondo c'è un droppetto di 60 centimetri. Quello che abbiamo visto prima di partire? Vai, vai! Serenamente. Si copia pure. Filoso! Bello! Occhio! Beh. No, ma te l'ha calciato! Io non ci vedo un cazzo, ma è buio qua dentro. Allora, laggiù c'è il passaggio dove stanno loro, quello stronzo di sto sentiero. Quello è l'unico passaggio stronzo. Andiamo a vedere com'è, dai. Ci sono rocce di 50-60 centimetri. Devi prendere bene la misura entrando dentro. Certo. Non è nulla di complicato. Se ci fosse il fango è un casino a prendere la linea giusta. Però se fa. E via. Ma dritto per dritto? Ottimo. Ragazzi, basta da lì. Questo è quello più bello di tutti, comunque, il sentiero. È bello sto sentiero. Che c'è qua? La gente non lo fa mai.
Che ci sarà qui? Questa una volta ci copiamo. Adesso... Una volta poi c'è passata troppa gente, non si copia più. Adesso sì, teoricamente qui, sì. O passi qua oppure lo fai alla velocità che te pare, schiari la bicicletta, atterri come te pare. Mo già tocca. Yes! Scende il congiungimento dal fosso di Helm che andremo a fare marina al fosso di Helm, da qui è tutto tossico. Vai. Volemmo fare quel drop alla fine? Quello abbiamo visto prima. L'ho fatto una volta. Sì, sì. Lo famo a trenino o ve volete fermare a guardare? Vai, vai, tu vai. Andiamo, andiamo. Vai Marco! Vai Marco! Chiamato il matto alto, il matto vero proprio che c'era da qui, da lì dove sta quella radice. Matto, vai di matto, vai di matto, lei! Aspetta, destra! Allora, qui c'è il pezzo ripido. Chi non lo volesse fa, ah, di là. C'è l'alternativa. Fino. Il cicerone del Conero. Allora, la vecchia entrata era questa. Ok. La nuova è questa più dritta. Ah, certo. Via Carlo. Secondo me si passa tranquilli, sì, da sì, qua. Vale? Male? Male?
fatto? Langa. Come una cazzata grossa. Dani, oh madonna passi. Io non gliela faccio. Perché ho fatto una cappella, ma succede quando, quando sbagli, sbagli, non è che voglio dire. Sta, fa codici, eh? Se sbaglio non casi. A quanto pare no. Siete notare, oggi è andato tutto bene, non ho acchiappato nessuna bianda. Una cazzata, guarda che roba. Danni, danni! E anche oggi, capotto.